È arrivato il momento di mettere in adozione anche lei. Lady Blue, ve la ricorderete. La cucciolata dei mix pitbullini, 9 pitbullini bellissimi. Loro sono stati affidati in parte. Alcuni ancora cercano casa e si trovano in stallo in provincia di Torino. Invece Lady Blue, la mamma, è rimasta qui giù in Puglia. Ecco, è rimasta in un posto che ci hanno concesso per accudirla. E nel frattempo che decidiamo cosa fare di lei, Lady Blue fa da balia a cuccioli non suoi. È bravissima anche con i cuccioli. Paziente, è sempre stata una mamma paziente, perché i suoi figli erano delle piccole pesti, peggio di questi qui, che sono vivaci ma in maniera, insomma, moderata, al punto giusto. Quindi lei sicuramente si trova meglio con loro che non con i suoi figli. È stata molto paziente e continua ad essere paziente. Lady Blue ha solo un piccolo handicap, se vogliamo. Non si fida degli estranei. Quando lei conosce, è affettuosissima, si mette pancia all'aria e chiede grattini continuamente quando conosce. Quando non conosce, si allontana. Lei mi vede ogni tanto, quindi adesso proprio paura, tanta paura di me non ha, ma diffida. E allora, siccome abbiamo deciso di metterla in adozione, la manderemo a Vanzaghello. Ecco, lasciate stare la povera Lady, bambine, sono tutte femminucce queste qui, ve le ricordate? Allora, loro sono Drusilla, Domitilla e dietro c'è Ludmilla. Poi qui chi abbiamo? Due cagnoline che non conoscete. Macchia, che ha già una richiesta di adozione sulla parola, non è stato necessario postare il suo appello. E poi c'è lei Delicia, ve la faccio conoscere tra un po'. Ma adesso è il momento di Lady, dobbiamo parlare solo di Lady. Mamma mia, come la tormentano i cuccioli. È bellissima, tutta bianca, con gli occhi verdi. Meno male da un lato che ci sono questi cucciolotti che le fanno compagnia, se no starebbe da sola. Infatti noi eravamo tentate comunque di rilasciarla libera sul territorio, lei viveva libera, solo che non tutti l'accettavano, lei metteva paura solo per il suo aspetto di pitbull e quindi minacciavano di avvelenarla. Poi partoriva continuamente perché non si faceva prendere, ma adesso è sterilizzata. Allora, imparando a conoscerla in questo periodo, abbiamo visto che è buona, che ama il contatto umano, però deve potersi fidare. E l'abbiamo messa alla prova anche dal veterinario, perché ha fatto un'otoscopia per via di un'otite che abbiamo scoperto, e praticamente mentre era dal veterinario è stata bravissima. Noi l'abbiamo lasciata e abbiamo chiesto come si è comportata e il veterinario ha detto benissimo, bravissima, quindi non è una cagnolina aggressiva, assolutamente. Ovvio che non vorremmo mai darla in una casa dove c'è già una femmina. Questi sono cuccioli, quindi lei non li considera problematici, diciamo, ecco, nel rapporto con lei, ma una cagnolina femmina adulta no. Quindi o figlia unica o se avete un cane maschio, però dovete andare a Vanzaghello a conoscerla, magari con il vostro cane, e fare l'inserimento con l'aiuto delle educatrici espertissime che abbiamo lì. Infatti noi per lei pagheremo, per darle la possibilità di diventare una cagnolina adottabile, perché adesso non è che non lo sia già. Allora, se voi me la richiedete e magari, ecco, non avete altri cani, perché con i cani così appunto non è facile, non conviene rischiare, la loro caratteristica è questa e non è un difetto, è proprio memoria di razza. E così loro non sono tanto amici dei loro simili, lo sono più dell'essere umano. Ecco, se non avete altri cani e la portate in casa e le date il tempo di adattarsi, io la manderei anche subito e poi dopo, ecco, seguite un percorso con un educatore di vostra fiducia. Però siccome non credo che me la chiederete, la mandiamo a scuola, diventerà bravissima, vi aggiorneremo con i video e lì potrete andare a conoscerla. Quindi magari la affideremo solo in Lombardia, salvo, ripeto, se avete esperienza con questo tipo di cane, siete anche di altre regioni e non avete altri cani, allora lì c'è poco da rischiare e la manderemmo, ok? Quindi questi sono i pensieri che abbiamo fatto su Lady Blue, perché vogliamo solo il suo bene. Guai se Lady Blue viene restituita, no, non è possibile. Non possiamo darle questo trauma. Già una figlia, Bluebell, sapete che è stata restituita? Sì, praticamente abbiamo scoperto che
la famiglia aveva omesso di dirci che l'adozione era di un cucciolo, era stato consigliato dal pediatra e poi lo stesso pediatra praticamente aveva detto di togliere il cane. Pensate che danno fanno i medici a volte. Ma perché prescrivete cani come fossero medicine? Voi non ve ne intendete di cani, non sapete che dire che un cane serve per la pet therapy è sbagliato. Guardate come fa a capire Lady Blue alle cagnoline nuove che non vuole essere molestata. Lo fa capire solo alzando il labbro. Stavo dicendo, i dottori di Humana non conoscono i cani, pochissimi li conoscono, quindi prescrivono con troppa leggerezza ai bambini bisognosi, che ne so, di aprirsi psicologicamente, un cane. Poi il cane magari è uno di quelli che non vuole essere toccato, non vuole essere molestato e fa danni, e quindi poi che fanno? Lo restituiscono. Ma noi non permettiamo una cosa del genere. Già c'è successo con Picchio una cosa del genere, perché non si parla chiaro. Purtroppo le persone hanno imparato a omettere le cose quando fanno i questionari e i preaffidi, sono diventate furbe, ma poi alla fine chi paga? I nostri poveri animali. Quindi assolutamente Lady no, ha patito troppo, assolutamente non deve soffrire un'altra volta. Quindi o va in famiglia, in una famiglia seria, consapevole, o rimane dov'è. Ok, intanto noi la mandiamo a Vanzaghello perché lì starà bene comunque. Qua non può rimanere perché il posto è in prestito e, come tutti i posti in prestito, prima o poi ce lo toglieranno. Bene, allora ricordatevi che Lady Blue ha 6 anni, è bellissima, è una patata dolcissima, guardate, ora accetta di farsi toccare da me, all'inizio no, solo perché mi ha visto qualche volta in più, è un amore. Per quanto riguarda il rapporto con i gatti, forse riusciamo a farvi un video dei gattini che entrano in questo giardino, però vogliamo essere sicuri di filmare che lei non fa nulla ai gatti, per poter dire che va d'accordo anche con i gatti. Adesso no, al momento no. Abbiamo visto che i gatti qui si sono introdotti e non è successo nulla, ma vi promettiamo un filmato in merito, così se avete gatti, forse, non lo so, sentiremo l'educatrice, non mi voglio esprimere. Però lei è dolcissima. Ciao Lady Blue, buona fortuna, speriamo bene. Ciao piccola.